dell'educazione civica trasversale, nucleo fondamentale, come abbiamo ripetuto più volte, e non può non essere la Costituzione. La Carta Costituzionale dello Stato italiano, entrata in vigore il 1 gennaio del 1948, è il documento fondamentale sul quale è scritto tutto il percorso successivo del popolo italiano, dello Stato italiano. Ed infatti ne prevede la conoscenza. In questo breve video di presentazione della Costituzione ci avvaliamo anche di un video precedente per le parti 1 e 2, ma adesso trattiamo, che poi metteremo in onda, ma adesso trattiamo subito i primi 12 articoli, i cosiddetti principi fondamentali. Con un termine che voleva rimarcare l'inizialità della Costituzione, il nostro Costituente, l'Assemblea Costituente, ha disposto come principi fondamentali, che in buona parola è quasi la stessa cosa, 12 articoli che partono dall'articolo 1, dove tutti potremmo recitarlo: l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro, la sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme, nei limiti dell'ordinamento giuridico. Beh, ma si tratta di capirlo. Si tratta di capire il nucleo essenziale e questa radice dalla quale vengono fuori poi tutte le strutture. La sovranità, la superiorità è del popolo. Abbiamo cambiato pagina, prima era del re, era del sovrano, più o meno per volontà di Dio, più o meno per volontà della nazione. La sovranità appartiene al popolo. E la sovranità si esercita in modo democratico, ossia consentendo al popolo di fare delle scelte. Delle scelte che poi con meccanismi rappresentativi vengono a essere riportate nelle sedi istituzionali. Questo è, in buonissima sintesi, il dettato dell'articolo 1 della Costituzione. Nei successivi articoli, il 2 parla dei diritti inviolabili, dei doveri inderogabili. Il 3 parla della dignità e dell'uguaglianza. Il 4 tratta del lavoro. Nel 5 sono trattate invece le situazioni più amministrative e burocratiche, il decentramento. L'Italia è una e indivisibile. Nel 6 si tratta delle minoranze. Il 7 e l'8 sono dedicate a questioni religiose. Si segue poi con il riconoscimento del valore dell'istruzione, della cultura, come momento propulsore, e l'educazione civica trasversale ne è il simbolo. Si prosegue poi con i rapporti internazionali, il ripudio della guerra e infine con l'articolo 12, che è quello che determina, abbiamo già visto nei video precedenti, il tricolore italiano. Per quanto riguarda la prima e la seconda parte, ci colleghiamo con un video precedente dove vengono ampiamente trattate. La prima parte della Costituzione, cioè dall'articolo 13 in avanti, primo fra tutti l'articolo che riguarda le libertà personali. La Costituzione si sviluppa ulteriormente prevedendo, oltre ai rapporti civili, i rapporti etico-sociali, i rapporti economici, i rapporti politici che concludono la prima parte, e poi una seconda parte, che invece è quella ordinamentale, quella organica, la seconda parte che andremo a trattare, prevederà lo studio degli organi della Costituzione, gli organi previsti dalla Costituzione per lo Stato italiano, organi che sono in prima linea il Parlamento, che è l'organo con funzioni legislative, è un po' come se fosse il pensiero della nazione, è un po' come se fosse l'organo primario, quello che dà le disposizioni, quello che dà le leggi, quello che fa le norme. Dopo il Parlamento, l'organo che viene trattato dalla Costituzione e il successivo è il Presidente della Repubblica, che è organo individuale, il Parlamento invece è organo collettivo. Entrambi sono elettivi, da parte del popolo direttamente il Parlamento, da parte del Parlamento e quindi indirettamente da parte del popolo il Presidente della Repubblica. Il terzo organo trattato dalla Costituzione in questa sezione è il Governo, che ha funzioni esecutive, cioè quello di eseguire le norme. Il governo è a capo della pubblica amministrazione, svolge le funzioni di pubblica amministrazione, gli
gli uffici dello Stato, in buona sostanza. Dopodiché arriva il terzo potere dello Stato, che è la magistratura, che ha la funzione di verificare il rispetto delle norme da parte sia dello Stato stesso, attenzione, sia da parte dei cittadini. Ulteriormente la Costituzione prevede gli enti locali, regioni, province e comune, e per ultimo c'è un sistema di garanzie costituzionali, vale a dire un organo con delle funzioni che verifica se il dettato costituzionale è stato effettivamente realizzato e viene man mano realizzato. Questo è un po' l'impianto costituzionale che si prospetta da questo momento in